Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Minerva, che mi chiede di parlare del film del 2015 diretto da Uli Eder, che un tempo era un regista, quello di Christian F., ragazzi, da Zoo di Berlino, e che qui è ridotto a fare questo Pay the Ghost, scritto da Dan Cabe su un romanzo di Tim Lebbon omonimo, con Nicolas Cage come protagonista. Il film appunto narra la storia di Nicolas Cage, che interpreta il professore Mike Lefford, che praticamente è distaccato abbastanza dalla famiglia, al lavoro, insomma, dal figlio, perché ha tanto lavoro, nonostante poi sia ami tantissimo la famiglia, però ne è quasi sempre distaccato. La sera di Halloween decide di portare il bimbo, nonostante la contrarietà della mamma, a giro, insomma, per la festa, nonostante sia piccolo. E questo bambino, mentre sono in fila, gli dice questa frase: paga il fantasma, papà, sai come pagare il fantasma? Lui non ha idea di cosa fa, gli compra il gelato, si gira per mano e non c'è più il bambino, che è scomparso, e quindi deve dirlo alla moglie, e quindi arrivano i grossi problemi. Un anno dopo, in realtà più o meno circa un anno dopo, i nostri sono ancora lì che cercano di capire che cosa è successo al figlio, sono convinti che siano rapiti, ma il nostro protagonista incomincia a avere visioni di ogni tipo, appunto poi vede una scritta Pay the Ghost dove ci sono dei bambini, e si fa spiegare la storia, insomma, del fatto che una strega nel 1600 è stata ammazzata con i suoi 3 figli e che ogni Halloween rapisce 3 bambini, li tiene per un anno nel suo mondo, e se non vengono liberati pagando appunto il fantasma, smetto di ridere, non gli rimanda indietro. Quindi è la ricerca del nostro, insieme alla moglie, di cercare in tutti i modi di ritrovare questo bambino con apparizioni, morti a giro, l'amica Anna, bello bellato, che schiantano così tanto per schiantare, in un film che non si fa mancare niente: apparizioni di spettri, salti sulla sedia, ombre che passano dietro, uccelli assassini, c'è tutto quello che ci deve essere nel classico film di fantasmi, che però non fa paura nemmeno a chi l'ha fatto. Veramente un troiaio inimmaginabile, con Nicolas Cage che ci prova ma non ce la fa assolutamente, la sua parte è assolutamente da inebetiti, non riesce assolutamente a capire perché si comporta in quel modo. Prima è veramente scritto col culo e diretto ancora peggio da un Uri Eder, che si mette lì, mette la macchina appresa, ma non dà un minimo di tensione. È proprio uno di quei classici film di merda horror, proprio, che Nicolas Cage ha fatto perché doveva pagare il mutuo, e giusto lo facesse, in quel senso deve pagare il mutuo, ma porca miseria, fa veramente cacare questo film, non riesce minimamente a mettere mai tensione. La fotografia tutta bluastra, non si fa distinguere quasi dal mondo normale a quello appunto che poi andremo a scoprire, che è di una banalità allucinante, così come è banale il finale, è retorico al solito, buonista e familista come sempre, è per un'opera che non si muove di lì, non riesce minimamente mai a spaventare, non riesce mai ad andare oltre praticamente tutti i coté del genere, senza però mai riuscire a farne uno con vero garbo. Ed è un vero peccato, perché magari le potenzialità del regista ci potevano essere, l'attore ce l'hai, ma la sceneggiatura sì, è veramente incredibile. E poi sono veramente mal messi in scena tutti gli altri personaggi, che non hanno alcuno spessore, a partire dalla moglie Kristen, che pure è interpretata dalla brava Sarah Wayne Callis, ma che si perde praticamente per la strada, come l'ottima Veronica Ferres nel ruolo di Anna, che sembra praticamente non esistere, per un film che non ha ritmo, per un film che non ha attenzione, per un film che, se vogliamo dire, fa paura, veramente c'è da ridere. Film orrendo, uno di quei classici film brutti, ma brutti forte, da quale stare completamente alla larga. Non c'è mai un colpo di scena, non c'è mai un qualcosa che ci fa tremare. Tutto quello che vediamo, appunto tutte le visioni, tutte quelle ricerche che fanno i nostri, sono viste in altri 1600 film fatte molto meglio. Ci troviamo di fronte al solito cazzatone dove niente praticamente funziona. È uno di quei film proprio dove la musica è brutta, la fotografia non ce la fa, il montaggio, dove tutto, ecco, è mediocre, e nel complesso però diventa orribile, perché alla fin fine veramente arrivare in fondo è davvero dura, perché è di una noia mortale. È un film dell'orrore, quando è noioso, quando non tiene la tensione, quando non fa paura, che cazzo di film è l'orrore? Si piglia maledettamente sul serio. Altra cosa veramente negativa per un'opera, chiamiamola così, inguardabile a tratti. Il link dell'opera inguardabile a tratti è qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube, ovvero il Super Grazie, qui sotto c'è anche il pulsante per andare su Patreon e avere la vostra mini recensione, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, e ripeto, vi Pay the Ghost, paga il fantasma e levati dai coglioni, perché un film del genere veramente non merita nemmeno 3 minuti della vostra attenzione.